Marco Cecchini, Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra. Cosa serve alla scuola? È ancora in corso il convegno dei sindacati, Fratoianni ha fatto il suo intervento, adesso ci riassume un pochino quello che occorre alla scuola nella prossima legislatura. Tanto occorrono tantissime risorse. L'Italia investe in istruzione molto meno di quanto accada nella media dei paesi europei e molto 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 meno di quanto accade nei paesi europei più avanzati su questo fronte, che investono oltre il 6% del proprio PIL su questo settore. La scuola è la più importante infrastruttura civile, sociale, culturale di un paese ed è anche il veicolo più importante per garantire al nostro paese di essere positivamente in grado di incrociare il tema della competitività su scala globale. Servono dunque risorse, bisogna invertire l'ordine delle priorità. Tanto per cominciare, proponiamo di non aumentare la spesa militare al 2% del PIL, prevedendo per questo un investimento di oltre 13 miliardi all'anno, ma di destinare quelle risorse al settore dell'istruzione, di rendere gratuita l'istruzione dalla culla all'università e di intervenire sul salario, sullo stipendio dei docenti di questo paese. Stipendio docenti, si sta parlando, si sta discutendo, c'è un gap abbastanza molto importante. Effettivamente è solo un problema politico? È sempre solo il MEF a contrapporsi alle proposte dei sindacati o c'è altro? Ma il MEF non è che si muove in solitaria, il MEF si muove su indicazione di un governo, di una maggioranza, come avviene sempre. Ripeto, è questione di priorità, noi dobbiamo intervenire su questo. Guardate, il tema degli stipendi in questo paese è tema generale. L'Italia è l'unico paese d'Europa dove gli stipendi complessivamente negli ultimi 30 anni sono andati all'indietro. Sul fronte della scuola questo dato è ancora più eclatante. Bisogna intervenire adesso e evitare magari, diciamo, sciocchezze come quella del docente esperto, che vanno subito stralciate anche dai decreti in corso di conversione. L'ultima domanda: ieri è stato pubblicato il rapporto Save the Children sulla scuola. C'è una dispersione altissima e c'è anche una dispersione implicita, competenze anche elevata. Cosa si può fare per migliorare? È anche importante aumentare il numero degli insegnanti e stabilizzarli? Non c'è dubbio, abbiamo un problema, si chiama precariato, precariato storico, è un problema che va risolto una volta per tutte, ma abbiamo un problema di incremento degli organici, in particolare nelle aree nelle quali il tema della dispersione è più grave, sono aree a deprivazione sociale, culturale, conosciamo quelle aree, lo sappiamo, esistono delle mappe che ce lo dicono, parliamo delle aree interne del paese, delle periferie, delle grandi città, in particolare nel mezzogiorno, ma non solo nel mezzogiorno. Lì serve un investimento nell'investimento, un potenziamento nel potenziamento, perché la scuola possa svolgere fino in fondo la sua straordinaria funzione di ricostruzione del tessuto civile e culturale, di costruzione della coscienza critica degli esseri umani in questo paese. Certo, un'ultimissima: il ministro continua a dire che non c'è un problema di classi pollaio. A mio avviso c'è, come? E l'idea, diciamo, che il tema della denatalità e della curva demografica giustifichi la presenza non solo di molte classi pollaio, ma la riduzione delle scuole, del numero delle scuole in questo paese, in particolare in alcune aree, è un'idea semplicemente sbagliata che non fa della scuola il luogo centrale che invece dovremmo costruire. Sarebbe d'accordo nell'introdurre un limite massimo di alunni? Sì. Tipo, mi dica lei. Io credo che il limite massimo dovrebbe essere al massimo di 20 alunni, che diventano 15 in caso di presenza di bisogni educativi speciali, di alunni disabili. Cosa che oggi non viene rispettata. Grazie a Nicola Fratoianni.